thank you Pellegrino a quattro ruote. Sulle strade d'Europa. Di Padre Livio. Edizioni su Garco. Bene cari amici, ora per il nostro libro per il Vino a quattro ruote a Soltare d'Europa. Stiamo facendo un fantastico viaggio cari amici da Chartres a Lisieux dove siamo arrivati. Oggi proseguiremo per Alençon la e Doujulé per poi terminare a Mont-Saint-Michel. Siamo dunque cari amici in Normandia. Avevo già visto cari amici a Lisieux. Poi ci ho già descritto la basilica nuova, grandiosa, costruita eh, all'inizio del secolo sulla collina di Lisieux, adesso poi abbiamo visto anche, vi ho descritto il Carmelo dove Santa Teresa è santificata, la Villa Pasquale che ho passato al Carmelo, adesso andiamo a dare uno sguardo alla casa dove si è recata la famiglia di Santa Teresa e, lì, lì a Lisieux. Che, lei lo chiama il suo dolcino d'infanzia, Le Buissonnet. Lì Teresa è vissuta dieci anni circa. Poi si è recata al Carmelo, poi andremo anche a visitare la casa natale di Santa Teresa del Bambino Gesù ad Alençon, che è lì a circa un centinaio di chilometri da lì. Allora procediamo subito perché il viaggio è lungo. Dunque, trascorrere la mattina, siamo a pagina 118 del nostro libro. Trascorrere la, la mattina di Pasqua a Lisieu è un fascino particolare. Io avevo passato, ho passato ben due sabati santi a Lisieu. Uno ho, ho celebrato la Villa Pasquale al Carmelo, l'altra volta la Villa Pasquale nella cattedrale. Trascorrere la, la, la mattina di Pasqua a Lisieu è un fascino particolare. Ho fatto questa esperienza un paio di volte dopo aver vissuto in compagnia della piccola Teresa la Villa Pasquale. Anche quella alla quale ho partecipato nella cattedrale di San Pietro, è stata indimenticabile, soprattutto per la presenza attiva e fervorosa dei fedeli, che in Francia sono minoranze molto vivaci e la liturgia non è un insieme anonimo di persone, ma una comunità che si riconosce nella medesima fede. La cattedrale di Lisieux, che non è da conoscere con la basilica recente di Santa, Cateri di Santa Teresa, no? la cattedrale di Lisieux, costruita nel XII secolo, è un edificio imponente, situato nel cuore della cittadina e rappresenta uno degli esempi migliori dello stile ogivale normanno. Questa era la chiesa parrocchiale della famiglia Marten ed è piena di ricordi di Santa Teresa. L'altare maggiore fu offerto dalla grande generosità del padre, una statua segna il posto che la fanciulla occupava abitualmente durante la Santa Messa. Qui, secondo la sua testimonianza, una domenica del luglio 1887 ricevette una grande grazia. Lì in quella basilica, non sappiamo quale sia la grazia. Nel transetto opposto c'è la cappella dove fece la sua prima confessione, mentre dalla cappella dell'abside la fanciulla partecipava quotidianamente alla Santa Messa con il padre e le sorelle. Quindi anche la cattedrale è un luogo teresiano. Per raggiungere Le Buissonnet, il dolce nido d'infanzia della piccola Teresa, c'è cioè la sua casa dove abitava, preferisco rimettere in moto l'impigrita a quattro ruote perché dista oltre un chilometro. Che tuttavia, la famiglia Martempe correva a piedi tutti i giorni per recarsi alla cattedrale per la messa. Si trova in direzione di Trouville-Deauville, bisogna che dia queste indicazioni perché uno che gira poi. Io nel mio libro tutte le indicazioni necessarie per spostarsi le do tutte esatte, non do le indicazioni diciamo, per vitto alloggio perché in Francia non ci sono problemi di questo tipo, ogni posto di questi qui ha sia le accoglienze organizzate dai religiosi a quelle normali, quindi in genere si è sempre ci si trova bene. Ecco. Si trova Le Buissonnet in direzione di Trouville-Deauville al numero 56 del boulevard Herbert Fournet. Un'indicazione ti, un ti porta davanti a questa incantevole villetta, circondata da un ridente giardino ornato da alberi secolari e trasformata in un museo, senza tuttavia perdere il suo aspetto di quotidiana familiarità. Si ha l'impressione di entrare in una casa della media borghesia con commobili oggetti d'arte che denunciano il gusto per le cose belle pur rimanendo nell'ambito di una dignitosa semplicità insomma Dio va a prendere i santi dappertutto tu vai al casciò di Bernadette Spaventi no? che in praticamente 12 metri quadrati aveva tutta la famiglia eh, tutto era lì con due padre e madre e quattro bambini era una vecchia prigione e nel medesimo tempo ti ha tirato fuori eh, vocaz cinque vocazioni religiose e da, da questa famiglia perché Teresa aveva tre sorelle al Carmelo poi una, una in un altro posto, in un, un altro convento e, e una santa così grande e poi anche i genitori, c'è cioè la causa di beatificazione era una famiglia borghese, agiata Dio i Santi li cava dove vuole lui man mano che passo da una stanza all'altra una voce registrata illustra nelle varie lingue ciò che gli occhi vedono mi incoragisce e mi commuove al primo piano la camera dove Teresa, gravemente ammalata, tanto da far temere per la sua vita, fu miracolosamente guarita dall'intervento della Santissima Vergine. Accanto al suo letto vi è un calco della statua della Madonna, il cui originale si trova nella cappella del Carmelo, sopra la sua tomba. E appunto la la Teresa, che ormai sembrava che dovesse morire, non guariva più... Improvvisamente vide questa statua della Madonna, viva e maternamente sorridente, nello splendore della sua eterna giovinezza. Constato con piacere che anche su questa vita eccezionale la Santa Vergine ha posto il suo sigillo di santità. D'altra parte, come avrebbe potuto essere la Santa dell'infanzia spirituale senza avere la Madonna come maestra? E non è forse la Madonna do... colei che ci dona il bambino Gesù? Sosto qualche momento in tranquilla meditazione nel giardino, dove la primavera ha già fatto esplodere la bellezza multicolore dei fiori. La Francia è piena di fiori multicolori, è tutti i villaggi, c'è un culto francese per i fiori che dovremmo imparare anche noi italiani, ma i fiori non soltanto nelle case private, proprio i fiori nel villaggio, lungo le strade, nei luoghi pubblici. Adesso c'è qualche timido tentativo anche in Italia, ma impariamo dalla Francia a infiorare i villaggi e le città. Dunque, sosto qualche momento in tranquilla meditazione nel giardino dove la primavera ha già fatto esplodere la bellezza multicolore dei fiori, è fisso il gruppo statuario che ricorda il luogo dove, la sera di Pentecoste, del 1887, Teresa rivolse al padre, che temeva in quel momento, ma che pure lo affrontò con straordinaria generosità e docilità, rimettendosi alla volontà di Dio, la richiesta di entrare nel Carmelo. Invece, lì nel giardino, dove adesso c'è appunto è rappresentata questa richiesta da un gruppo statuario. La mia mente corre spontaneamente alla sala delle reliquie che si trova nel cortile a destra all'uscita della cappella del Carmelo, dove puoi ammirare diversi oggetti e ricordi che sono appartenuti alla santa. Lì, in un riquadro di vetro, si conserva la sua splendida chioma bionda di quindicenne. Ah, cari amici. Ah, lì bisogna altro che le veline, altro che le veline della televisione. Amate a vedere la capigliatura di cui si privò la quindicenne Teresa. È ancora là esposta nella sala delle reliquie che si trova nel cortile a destra de, all'uscita della cappella del Carmelo. Lì in un riquadro si conserva la splendida chioma bionda di quindicenne. Non mi ricordo di aver mai visto una capigliatura più bella. Anche se confesso che non è nelle mie abitudini soffermarmi a guardare la criniera altrui. I cappelli della fanciulla. Chissà le Signore in ascolto come drizzano gli orecchi. I capelli della fanciulla sono ancora intatti, con i loro grappoli di boccoli che dovevano scendere molto oltre le spalle. La giovinetta ne era certamente ben fiera, ma vi ha rinunciato per un amore più grande, quello verso Gesù. Al quale si è donata con tutta se stessa. Quindi, il giorno dell'entrata nella professione religiosa, i capelli sono tagliati, ma sono stati conservati e sono lì ancora splend splendidamente a testimoniare la, la bellezza di questa rinuncia. E così, cari amici, abbiamo visitato Le Buissonnet, questa bellissima villetta dove si va volentieri, dove si sosta nel giardino, e che è stato il nido d'infanzia di Santa Teresa. Ma la sua casa natale si trova a Alençon a circa un centinaio di chilometri e Alançon è una bellissima cittadina che vale la pena visitare cari amici la distanza fra Lisieux e Alançon è inferiore a 100 chilometri vale la pena spendere mezza giornata per andare a visitare la casa natale di Santa Teresa dove la piccola ha vissuto i suoi primi quattro anni di vita e dove si può accogliere il profumo di santità dei suoi genitori la mamma Zelia Guérin e il papà Luigi Martin, dei quali è in corso la causa di beatificazione. I processi canonici che li riguardano non sono ancora terminati, ma già è stata riconosciuta la cosa più importante, cioè il fatto che abbiano vissuto eroicamente la fede in modo tale da essere proposti come esempio a tutti i cristiani. Raggiungo velocemente la cittadina, poco più grande di Lisieux ma non meno accogliente e gradevole in questa luminosa mattinata di primavera. Raggiungo senza difficoltà la vie Saint-Blaise, una laterale della Grande Rue, è la grande strada che attraversa l'Anson, che attraversa la città sfociando davanti alla cattedrale di Notre-Dame. Tanto per cambiare, in Francia le cattedrali sono quasi tutte Notre-Dame. Al numero 50, proprio di fronte all'armonioso castello di Guise, si innalza una piccola costruzione di mattoni rossi e pietre bianche. Sulla sinistra è affiancato una graziosa cappella costruita nel 1925, nell'anno della canonizzazione di Santa Teresa, mentre sulla destra si apre un porticato che porta nel giardino testimoni dei primi giochi della piccola Teresa con le sorelle e le compagne. Cioè Teresa è rimasta fino a quattro anni. Dunque c'è questa casa natale. E una parte della casa trasformata in cappella e poi c'è il giardino retrostante tutto perfettamente conservato come amano fare i francesi sempre con... i francesi sono maestri nel valorizzare i luoghi dei loro santi o delle apparizioni dopo una visita alla cappella dove gli affreschi raccontano alcuni episodi dell'infanzia della santa entro nel vestibolo della casa e qui scopro che la proprietà era della signora Guerin, era lei la proprietaria, la quale nella grande sala sinistra aveva installato, già alcuni anni prima del matrimonio, il suo laboratorio di pizzi e merletti per i quali Alançon andava a fila nel mondo. Qui, anche da sposata, trascorre gli ultimi sei, mesi, sei anni della sua vita. Ha avuto molti figli, poi è morta giovane. Osservo con curiosità foto e quadri della piccola Teresa. Mobili oggetti della sua famiglia, in particolare alcuni pregevoli lavori del signor Luigi Martin, affermato gioielliere e orologiaio, quindi erano due, eh, una, una famiglia agiata ma che lavorava sodo: la signora Aguerin nel campo dei merletti aveva anche delle operaie, e il signor Luigi Martin nel campo dei gioielli e degli orologi anche lui aveva degli operai, però era un'azienda familiare lavoravano lì. Il quadro d'insieme è quello di una famiglia agiata, dove però il benessere è frutto di un lavoro tenace e appassionato. Si respira un'aria di pace e di serenità fra queste pareti, dove la luce della fede e il fervore della preghiera hanno plasmato la vita domestica. Mi interrogo sul segreto di questa straordinaria famiglia nella quale sono venuti alla luce ben nove figli, due maschietti e sette femminucce. Di esse le cinque sopravvissute nell'età in cui una giovane si apre all'amore, hanno deciso di scegliere come sposo Gesù nella vita consacrata, dando tutte una cara testimonianza di santità. Quindi, cari amici, eh, due maschietti e sette femminucce, eh, di esse, di tutti questi, quindi se, nove persone sono sopravvissute cinque, tutte cinque si sono dedicate alla vita consacrata, lasciando tutte una cara testimonianza di santità. Quindi due maschi, sette bambine, sono tutti morti, i due maschi e due bambini sono morti, cinque sopravvissute, tutte cinque suore morte in chiara fame di santità, tutte. Come è potuto avvenire questo miracolo, mi chiedo? La risposta l'ho trovata successivamente andando a scandagliare la vita dei genitori di Teresa. I quali già da fidanzati si erano impegnati a percorrere insieme un cammino di perfezione e ad attuare nella vita di ogni giorno, impegnandosi a realizzare l'amore coniugale paterno e materno e aprendosi nel medesimo tempo alla carità verso il prossimo. Questo ideale che essi hanno vissuto nelle vicende quotidiane della famiglia l'hanno trasmesso alle loro figlie, le quali sono state avviate sul cammino della santità dagli insegnamenti e dall'esempio dei genitori ecco dunque il segreto di tanta santità cari amici e... e le radici sono nella coppia familiare io poi ho studiato a fondo mh, queste due figure del papà e della mamma e mi sono reso conto di che tesoro erano dunque in una sua lettera Zelia, così scrive alle figlie in collegio: Bisogna servire bene il buon Dio, mie care figliole, e procurare di essere un bel giorno nel numero dei santi di cui oggi celebriamo la festa. In un'altra lettera, scrive: Spero bene che Maria, che è la primogenita, sarà una buona ragazza, ma vorrei che fosse una santa, e vorrei, e vorrei santa anche te, Paolina mia. Anch'io vorrei farmi santa, dice la mamma, ma non so da che parte incominciare. C'è così tanto da fare che mi limito al desiderio. Dico spesso durante la giornata, Dio mio, come vorrei essere santa. C'è forse da meravigliarsi se i desideri della madre si sono poi accesi nel cuore delle figlie, in particolare in quello sensibilissimo della piccola Teresa. Così sensibile che mentre era ancora nel grembo, si metteva a cantare quando la madre cantava, capito? È incredibile questa testimonianza che ha dato la mamma. Cioè quando lei cantava. Quando la mamma cantava, la bambina nel grembo cantava anche lei. Queste sono parole della mamma, che era una donna che aveva i piedi per terra, ha avuto nove figli, quindi sapevano così erano i parti. Però lei, nessuno delle altre figlie o dei due bambini, ma quando Teresa, quando lei cantava, anche Teresa cantava. Cantava nel suo grembo, hai capito? No, questo lo dedico a quelli che dicono che l'aborto è un diritto. Una volta, Louis Martin ebbe un'influenza straordinaria sulla formazione spirituale delle figlie. A sua volta, qui abbiamo visto la madre, adesso vediamo il padre. A sua volta, Louis Martin ebbe un'influenza straordinaria sulla formazione spirituale delle figlie, riuscendo davanti ai loro occhi a incarnare la paternità di Dio nella sua quotidiana e dolce paternità umana. In questo modo egli visse la sua vocazione alla santità e spronava le sue amatissime figlie sulla stessa via. Commentando la preghiera serale in famiglia dove aveva per diritto il posto vicino al papà, Teresa così scrive Mi basta guardarlo per sapere come pregano i santi. Eppure l'ambiente familiare era ben lontano dall'essere permissivo. Dolcezza e autorità andavano insieme, come osserva la Santa che scrive: Non so come sia stato possibile educarmi con tanto amore e delicatezza senza mai viziarmi. Non mi condonava nemmeno una sola imperfezione. Mai mi rivolgeva senza ragione, mai mi rimproverava senza ragione, ma altresì mi tornava su, mi tornava su una cosa decisa. Ma sì, mai tornava su una cosa decisa. Quindi una sapiente, Armonia fra amore e fermezza. Non mi condonava nessuna imperfezione, mai mi rimproverava senza ragione, ma altresì mai tornava su una cosa decisa. Lascio la grande sala a pian terreno e salgo al piano superiore, dove c'è la cameretta di Teresa, in cui è nata il 2 gennaio 1873 alle 11 e mezzo. I mobili sono autentici e non posso che ammirare come i francesi sapono valorizzare tutto ciò che riguarda i loro santi. Vi è un letto con le tende, un'acquasantiera, santiera, due inginocchiatoi, due vestiti che la fanciulla indossava e persino la sua seggiolina. In questa stanza morì il 28 agosto 1877 la mamma Zelia. Zelia. Questo doloroso evento costisse la famiglia a emigrare a Lisieux, dove una sorella del signor Martin poteva dare aiuto alla famiglia, mentre successivamente la casa di D'Alençon fu venduta. E qui mi dico che si trovano le radici della più grande santa dei tempi moderni, come è stata definita Teresa di Gesù Bambino. Se lei è la bambina più amata della storia, come l'ha chiamata Pio XII. Molto più lo si, deve al nido molto lo si deve al nido familiare che ha plasmato i suoi primi anni di vita. Genitori, imparate la lezione dei coniugi Martin. E con un po' di nostalgia nel cuore che lascio via Semblès per dirigermi a piedi verso la cattedrale lungo la pittoresca Grande Rue. Ogni mattina di Buonora i due santi genitori percorrevano questa strada anche durante il giro d'inverno per partecipare alla prima messa. Poi quando sono a Lisieux andavano a messa tutti insieme il papà con le figlie alla cattedrale e un bel pezzo di strada. Eh? Eppure anche loro lavoravano, ma anche a Lansol ogni mattina di buon'ora i due santi genitori percorrevano questa strada anche durante il giro d'inverno per partecipare alla prima messa. Eppure anche loro lavoravano come noi, e forse più di noi, con, uno, con una numerosa famiglia sulle spalle. Sette bambine e due bambini. Come dunque trovavano il tempo per la frequenza quotidiana, la messa e poi per le preghiere con le loro figlie? La risposta, in fondo, è molto semplice. In quella famiglia Dio era al primo posto. Giungo davanti alla cattedrale di Notre-Dame in stile tardogotico, preceduta da un porticato fiammeggiante a tre arcate, mentre all'interno si fanno ammirare le splendide vetrate multicolori. Mi dirigo subito a sinistra nella prima cappella laterale dove si trova il battistero. Qui la piccola Teresa è stata battezzata il 4 gennaio 1873, due giorni dopo la nascita. Qui nel coro della chiesa Fu celebrato a mezzanotte, il 12 luglio 1858, il matrimonio di Luigi Martin e Zelia Guerin. Secondo l'uso di coloro che desiderano una cerimonia improntata all'intimità e alla preghiera e lontano dal fasto secolare, a mezzanotte ha celebrato il matrimonio. Io esco dalla cattedrale, do uno sguardo in giro a questa bellissima città di Alainzon e mi chiedo. Cari amici, che cosa sarebbero cittadine come Aansone e Lesieux senza la luce immortale di Teresa? Tutto passa, mi dico, solo la santità resta. Vale davvero la pena diventare santi. <silence> Pellegrino a quattro ruote. Sulle strade d'Europa. Di Padre Livio. Edizioni su Garco.